svolto comunque un eccellente lavoro qui alla scuola, quindi un ringraziamento anche a lui. Ecco, quest'anno la cosa positiva è che iniziamo un percorso lungo con il nuovo dirigente scolastico, quindi programmeremo nei prossimi anni una serie di attività, il che è positivo, ecco. Quindi il nostro paese ci accompagnerà per tanti anni ancora e quindi insieme cercheremo di migliorare le nostre strutture scolastiche, perché ecco, il nostro futuro sono loro, sono i giovani, ed è quindi compito nostro istituzioni, compito della scuola, far sì appunto che possano innanzitutto studiare in luoghi sicuri, in luoghi adatti per la loro crescita, socio-culturale. Quindi da parte nostra massimo impegno, collaborazione con le istituzioni scolastiche e anche con le istituzioni religiose, che per la prima volta mi fa piacere di vedere anche Don Fiorello qui all'inaugurazione dell'anno scolastico. E anche da parte mia buon anno, che sia veramente ricco di frutti e di ogni genere. Buon anno al dirigente, buon anno anche al corpo docenti, buon anno ai genitori, buon anno soprattutto ai ragazzi, perché voi state voi al centro adesso del nostro affetto, delle nostre attenzioni. Sindaco, tu l'anno scorso eri qui quando hanno cominciato le prime? Ah, ecco, io no. E quest'anno che sono stato invitato per la prima volta e ho molto apprezzato questo inizio vissuto così, perché effettivamente bisogna curare tutto l'uomo, e l'uomo non è soltanto il cittadino di questo mondo, e quindi l'aspetto è la dimensione socioculturale, ma l'uomo è anche spiritualità, è anche moralità, etica, e quindi c'è bisogno di curare l'uno e l'altro aspetto. È vero, ragazzi, non siamo solo cittadini di Baiano, ma non ci sono al momento consiglieri d'istituto, quindi prendo io la parola per augurare a tutti i presenti ovviamente un buon anno scolastico, speranzoso del fatto che ci sia da parte vostra, ragazzi, e da parte delle vostre famiglie una collaborazione rispetto a quello che vogliamo fare. Vogliamo scrivere una storia, una nuova storia che deve avere al centro i vostri interessi, le vostre attitudini, le vostre paure che dovremo debellare, la vostra formazione di uomini del futuro. Tutto questo si potrà realizzare solo se voi, le vostre famiglie, i vostri genitori, io, riusciremo ad avere un punto d'incontro. Il punto d'incontro è l'ascolto, la capacità di capire gli altri di quali esigenze abbiano bisogno, perché noi scuola facciamo servizio. Il preside non detiene nessun potere, il preside è al servizio del territorio. Questo farò io, e ringrazio il sindaco che, come mi ha viatico, ha detto il preside sarà a lungo con noi. Io chiedo a Don Fiorello, che è più vicino a chi sta lassù, di pregare affinché questo si possa realizzare, perché sapete, noi la vita non ci sarà mai.